Allora, nei giorni scorsi abbiamo letto sui giornali un allarme che proprio non ci aspettavamo e riguardava la mancanza di 6.000 pizzaioli nel nostro paese, pizzaioli qualificati. A lanciare questo allarme è stato Lino Stoppani, presidente della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, e lo abbiamo invitato qui per chiedergli conto di questo allarme. Ma come? In un paese dove il lavoro manca e dove tutti mangiano la pizza, dove la pizza è un bene nazionale, mancano 6.000 pizzaioli? Innanzitutto bisogna precisare che il dato l'ha diffuso la FIPE, ma è un dato preso da Excelsior, che è una ricerca statistica promossa dal Ministero del Lavoro e dell'Union Camere, dove vengono presentati quelli che sono i fabbisogni professionali delle imprese, per cui la fonte è autorevole, terza, è assolutamente attendibile. Tornando invece al dato che potrebbe sembrare in contraddizione, va spiegato, insomma. Ecco, aspetti allora, Presidente. Noi abbiamo inviato la nostra Rosanna Piras a vedere come stanno le cose in giro. Vediamo il servizio e poi torniamo in studio. Ha davvero dell'incredibile, perché nonostante la crisi e l'alto tasso di disoccupazione, specie quella giovanile, secondo il rapporto della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia, ci sono ben 6.000 posti da pizzaioli qualificati vacanti. Proprio la pizza, infatti, il piatto italiano più amato al mondo, continua a rimanere un antidoto contro la recessione, perché è un prodotto di qualità a buon prezzo. Ma sentiamo se è così difficile trovare un pizzaiolo. No, grazie a Dio no. Ho avuto ragazzi italiani, ho avuto ragazzi bangalesi, egiziani, molto bravi. Ha mai avuto difficoltà nel trovare i pizzaioli? No, assolutamente no. Anzi, sono piena di curriculum che mi vengono richiesti da tanti ragazzi. Di che nazionalità? Stranieri. Italiani? No. Le piace fare il pizzaiolo? Sì, molto piace. Come ha imparato a fare le pizze? Mi ha insegnato il signor pizzaiolo italiano. Io lavoro di 6 ore e mezza, magari quando c'è più da fare vengo un pochetto prima e preparo, diciamo, anche 7 ore. Si guadagna bene a fare il pizzaiolo? Sì, non è male, si guadagna bene. È stancante fare il pizzaiolo? Sì, insomma, un pochetto sì. Ma sentiamo invece il parere dei giovani. Se un domani non trovassi lavoro e ti offrissero un posto da pizzaiolo, lo faresti? Il caso in cui proprio non riuscissi a trovare di meglio, certo. È meglio che stare per strada, sotto ai ponti, lo farei, sì. Poi alla fine giri e rigiri, trovi sempre il ragazzo straniero che prende il posto di noi ragazzi italiani. Allora, abbiamo sentito un po' tutte le categorie, proprietari degli esercizi, pizzaioli e ragazzi italiani. Come stanno le cose, Presidente? Ma innanzitutto bisogna anche precisare che il settore della pizza è anche un settore estremamente dinamico e ha preso spazi in una situazione di sofferenza come l'attuale anche a quella che era la ristorazione classica, per cui oggi la pizza è uno dei trend che va certamente meglio rispetto ad altri settori per vari motivi, quella che è la convivialità, quella che è l'accessibilità del prezzo e anche il tipo del servizio che viene... Ma veniamo all'argomento perché mancano i pizzaioli. Mancano i pizzaioli perché, come ha già detto qualcuno che avete intervistato, è un problema anche di professionalità e di propensione a fare mestieri che richiedono oggi anche dei sacrifici. Oggi quella che è l'informazione su questi temi è abbastanza sbagliata, tanto per non girare intorno alle parole, c'è evidentemente una disaffezione che nasce dal fatto che sono mestieri di sacrifici, sono mestieri anche che di scarsa immagine. Oggi un ragazzo che vuole impegnarsi nel nostro settore probabilmente va verso le professioni classiche, che sono quelle di chef, demi-chef, chef de rang, cameriere, maître, sommelier, o barman. La cucina alla pizzeria. Sì, è chiaro, perché anche quella che è un'attività di questo settore può essere vista anche limitata, insomma, se devo fare lavorare in cucina faccio il cuoco che mi dà l'opportunità di imparare non solo a fare la pizza ma a fare primi, secondi, terzi, quarti e tutte quelle che sono le proposte che offre normalmente un ristorante. Quindi le posso chiedere innanzitutto quanto guadagnano e quanto devono lavorare i pizzaioli? Beh, è una domanda che va anche questa articolata, è come certo. Nel calcio, insomma, c'è il fuori classe che ha dei stipendi importanti e la stessa cosa vale anche per un pizzaiolo. Comunque la paga base di un pizzaiolo è parametrata da un contratto di lavoro del turismo che prevede l'inquadramento al quarto livello con una retribuzione base
di 1.500 euro circa lordi, a cui corrisponde un netto di 1.100-1.200 euro, qui vanno aggiunti straordinari e il super minimo individuale molto diffuso nel nostro settore, che va a premiare competenza, capacità e competenza sul Perfetto. Lavoro. Orario di lavoro? E certamente di sacrificio, ma al mondo nessuno regala niente, è un mestiere evidentemente che si lavora soprattutto quando gli altri fanno festa, per cui di sera, di notte, di domenica, per cui certamente il lato negativo della professione è gli orari di lavoro, ma ripeto, nella vita nessuno offre e regala niente. No, certamente. Un'altra cosa le devo chiedere, accesso alla professione, imparare a fare i pizzaioli è facile o difficile? Beh, una delle carenze che abbiamo in Italia è la mancanza delle scuole professionali che educano e insegnano verso le professioni, e questo è forse una delle cose che si potrebbero fare di più e di meglio nel sistema informativo e di istruzione del nostro paese, per cui quella che è la mansione si impara evidentemente partendo dalle mansioni più umili in una pizzeria, ma qui poi esce e deve uscire quella che è la competenza. Scuole ce ne sono? Le scuole poche, limitate, che soprattutto sono generaliste, non preparano specificatamente al lavoro di pizzaiolo. Abbiamo ancora pochi secondi, voglio chiederle, allora lei mi conferma che i ragazzi italiani sono un po' restii a avviare questa professione, che invece viene ben fatta da stranieri? Sì, sì, ma questo è un dato di fatto che riguarda i pizzaioli, ma riguarda un po' tutto il settore dei mestieri, riguarda i lavori in cui ci vuole manualità, sono abbandonati dai nostri giorni ed è un grande peccato, perché sono professioni che offrono grandi prospettive professionali, non solo dal punto di vista economico, ma anche dalle soddisfazioni anche di carattere imprenditoriale, perché il salto dalla mansione di lavoratori dipendente al lavoratore autonomo è abbastanza facile, e il requisito più importante è la passione, la competenza, la capacità che si acquisisce partendo e scommettendo anche sulle proprie competenze. Perfetto, io ringrazio Lino Stoppani, presidente della FIPE Confcommercio, per essere stato con noi. Non abbiate paura di avvicinarvi alla pizza in tutti i sensi, e passiamo adesso ad Elisa e da argomenti di medicina.